Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Monza Inter finisce 2-2, un risultato che purtroppo temevo. Non ci saranno sfoghi, più che altro è frustrazione perché ci sono state tante cose sbagliate in questa partita, a partire dall'arbitro, a finire con noi che nel secondo tempo non abbiamo proprio giocato. No, una brutta partita giocata dall'Inter, assolutamente. Non presentabile il secondo tempo, non presentabile. Sicuramente, ripeto, l'appigli li possiamo prendere anche dall'arbitro perché ci annulla un gol regolare, il gol del 3-1, e fischia troppo presto. Adesso voglio sentire anche l'arbitro piangere come aveva fatto in Spezia, in Milan Spezia, che avevano praticamente annullato un gol regolare perché ha fischiato troppo presto. Stessa identica cosa è successa oggi. Voglio sentir piangere le vittime anche adesso. E niente, buttiamo una partita al vento dopo il bel lavoro fatto con Napoli. E purtroppo questo ci costa perché la Juve ha vinto. Domani Napoli giocherà con la Sampdoria e c'era Milan a Roma, quindi rubavi i punti da una delle due. E invece in questo caso, magari bene che ti va, resta invariata la distanza tra te, Milan e Roma. Se no, qualcuno allunga o qualcuno recupera. Ecco, quindi hai sprecato una grande chance. Per carità, le partite si possono anche vincere soffrendo, però secondo tempo non ci siamo impegnati per niente, perché per mezz'ora ho avuto palla al Monza, perché ci possiamo, ripeto, prendere all'arbitro nonostante all'inizio abbia fischiato, tra parentesi, anche a nostro favore, perché al terzo minuto c'è un contatto, tra parentesi, dubbio di quel dai, non dai, perché c'è questo piede di Acerbi che si intreccia alle gambe del Monza, del giocatore del Monza, che è un po' più rigore che non rigore, solo che a quel punto si è dato il contatto per non fallo. Il VAR in quel momento un po' interveniva, per quello dico un rigore, non rigore. E quindi ci ha detto bene in quella situazione, ma nel secondo tempo, ragazzi, arbitraggio a senso unico per il Monza, ma questo palesemente proprio, dal gol annullato alle ammonizioni che ci sono state date comunque, e anche comunque al fallo che fa partire l'azione del 2-2, perché c'è un contatto dubbio su Mkhitaryan, lì è sempre rigore non rigore, solo che a quel punto ha dato il fallo a non ha dato nessun fallo e il Monza è ripartito. Poi appunto, secondo tempo scandaloso da parte di tutti i titolari, a parte qualche piccola menzione onore come Darmian che gioca una gran partita, Skriniar e Bastoni che hanno giocato bene, Acerbi oggi l'ho visto veramente sottotono, Onana anche non molto bene, ha fatto qualche buona parata, però sul 2-2 qualche responsabilità ce l'ha nonostante la deviazione, perché comunque è una palla che attraversa la porta, quindi tu che sei portiere devi cercare di buttarla fuori. Ci ha provato, almeno non è rimasto fermo all'Andanovic, però questo non ha fatto sì che riuscisse a parare. Ecco. Appunto dispiace appunto di aver buttato questi punti. La Juve ha allungato, ripeto, e toccherà vedere domani il Napoli cosa farà. Quindi adesso bene che ci va, cioè male che ci va, siamo a più 10 dalla prima, ma parliamo anche di quelle più attaccate, perché comunque dobbiamo guardarci dietro, perché se la Lazio vince si riporta a meno 1, se la Roma vince si riporta a meno 1 pure lei, e quindi rimaniamo lì lì. E questa era una partita da vincere, perché l'avevi fondamentalmente vinta, e non sono stati capaci i cambi, perché i cambi sono stati sbagliati da parte di Inzaghi sin dall'inizio, secondo me, perché fa uscire Dzeko troppo presto, magari stanco, però Lukaku peggiore in campo su tutti, su tutta la linea, perché il centrocampo ha retto bene, Mkhitaryan c'ha la nuova, Barella è uscito dolorante, speriamo che non si è fatto nulla, Di Marco ha fatto il suo, quindi alla fine i titolari, ok, ma dal 55esimo precisamente quando è entrato Lukaku e Aslani, ma non voglio dare la colpa a Aslani perché lui nemmeno ha fatto questa partitaccia, però Lukaku e Dumfries su tutti sono stati responsabili di questo pareggio, perché Lukaku è stato un giocatore, giocavamo in 10. Ogni volta che toccava la palla finiva puntualmente agli avversari. Quindi oggi è stato un giocatore che ci ha penalizzato invece di darci quella marcia in più. Questo è da dire assolutamente, perché non si può difendere la prestazione che ha fatto oggi. E no, ripeto, resta l'amaro in bocca per la classifica, perché alla fine avevi vinto con Napoli, quindi vincendo con Monza davi una certa continuità. E invece adesso devi ricominciare da capo un'altra volta. Abbiamo il Verona la prossima, tra una settimana, ma prima abbiamo la Coppa Italia col Parma. Vediamo di passare prima questo turno, poi penseremo al Verona. E
E comunque era un calendario talmente sfavorevole perché avevi queste 3 giornate, Monza, Verona, tra cui di mezzo Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e poi non mi ricordo un'altra squadra, ma comunque dal decimo posto in sotto, ora non ricordo precisamente chi era. Comunque Monza, Verona e quest'altra squadra che potenzialmente, virtualmente potevano essere 9 punti, e invece già adesso ne hai persi 2. E quindi poteva essere il momento per spingere, per cercare di fare i punti, perché c'era Milan Roma, c'era Juve Napoli, quindi le concorrenti perdevano punti. Invece già adesso tu, in questo caso, hai già perso 2 punti con la Juve, vedremo domani cosa succederà con un Milan Roma che potrebbe non darti nessun punto di vantaggio. E niente, quindi questo, sono molto deluso dalla mia squadra per l'atteggiamento di quella mezz'ora, perché dall'80esimo in poi giochiamo bene. E Dzeko sì, pure lui un pochino sottotono, e Lautaro, perché erano gli ultimi due che mi ero dimenticato di dire, Lautaro ci ha messo l'anima, ha fatto pure un gran gol sulla pressione, proprio sull'anima che dà, e comunque ha preso anche un palo e ha dato tutto quello che poteva offensivamente e quello che ha provato a fare di più, e invece non, purtroppo non è bastato. E niente, dovevamo chiuderla. Dobbiamo imparare a chiudere queste dannate partite, perché la situazione si era messa bene, abbiamo perso contro una squadra fondamentalmente di scaldabagni, perché veramente, cioè, per prendere gol da Ciurria ci vuole molto coraggio, ci vuole molto coraggio. E niente, un saluto da Winterfest, tristemente ci vediamo alla prossima, sempre Forza Inter.